Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Agony per un nuovo episodio. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qua, in poche parole. Ma che cazzo? Ma questo bambino è bruttissimo. Domanda. Come faccio andare di I qua? have to open the most beautiful temple. For all to see. When I dissolve anyone, I'll build, Ma che you will cazzo? build, we all. We're here, guilty. We're all Non guilty. posso When I buggare. dissolve anyone, I'll build a temple. We all. We're here, No, dissolve, guilty. I'll build, we're all guilty. guilty. We'll build. I can't believe anyone. Mi sa che non è il modo giusto per fare questa cosa. Allora. Ok. Hey, brother, there's nothing else left for us. Tizio. Oddio, ma sempre tu. You will build. Build you the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, I'll build, you Ma che will fanno build. apposta, ma ogni volta? Pray, brother. There's nothing else left for us. I'll build you only the most beautiful temple. I promise. When I dissolve, Sì, ma I'll stai build, you calma. will Non build. ti fa del male. I'll build you, oh lady, the most beautiful temple. Ok, questi I stanno fuori come la promise. messa incantata. When I Benissimo. dissolve. Possiamo andare avanti? Raggiungi il fondo della fossa. Ma dove cavolo siamo finiti? Che ca... Ma perché? Ma per quale motivo? Sono rimasto malissimo. Vabbè. Questo va più che bene, no? No. Che devo prendere? Ah, l'unico modo è tipo entrare così, credo. Peccato che non si riesca a entrare. Ma come faccio adesso a... Sì, ho capito che il tempo scade, ma non trovavo con chi andare. Minchia, sta parte è un casino. Cioè, ti ammazza così. Senza neanche aspettare di conoscerti meglio. Brutta cattivona. Da parte di scherzi, cioè veramente. Io non l'avevo neanche vista. No, da qui no, ma che scatole ogni volta. Si ricomincia, no, eh. Vi prego. Ma che ca... Cos'è stato? Il fuoco? Ehi. No, ma non ho bisogno adesso io. Quello è il nemico. Non dobbiamo farci vedere in teoria. No, mi ha visto. Sì, ma che palle. Veramente, raga.
Veramente che palle. Perché non posso? Non mi fa andare comunque. Ah, solamente se li cavo il... come si chiama? Il pezzo sopra. Non so come chiamarlo, ragazzi. Ancora. Ah, ma allora... Dillo che lo fai apposta. Questo mi segue tantissimo. Porcaccia miseria. Quanto rompe? Da che parte sta andando? La scossa. Oh cazzo. Dai, dai. Prima che se ne accorga. Mamma mia. Cosa c'è qua? Ah, niente, è un pezzo di gioco. You need to defend yourselves. She'll find you Ok. anywhere. You go to her yourself. Siamo andati avanti. Preso. Stato raccolta. Perché non posso entrarci? Ok, mi hai visto? Di che non mi hai visto. Torna indietro. Torna indietro, cara. Brava. Ah, devo far così. Però non lo sapevo. Ah, ok. Achea. Ah, dico io. Allora, non sono stato in grado di ricontrollare la furia degli occhi che hanno trovato i corpi dei loro bambini deformati e trasformati in cenere, le loro voci furibonde echeggiavano tra le mura della città, risuonando all'infinito. Quegli idioti si incolpavano a vicenda del disperato tentativo di trovare il fautore di questa macabra scena. Per aiutarli, ho gettato i resti dei loro bambini davanti alla casa, sulla cui porta ho disegnato la forma del demone, che per primo mi aveva teso una mano. Come animali, lo fecero a pezzi nella loro stessa casa, costringendolo a guardare mentre dilaniavano i corpi dei suoi bambini morti. Un giorno diventeranno un martire la cui morte servirà una causa più elevata. KN. Che bello. Sempre cose molto felici e... Bene, bene. Oh cazzarola, ancora! Basta! Che spaccapalle sta gente. È veramente, che noia. Ogni volta, ogni volta.
Che brutto posto comunque. Questo cosa sarebbe? Ah, devo tracciare il sigillo degli ignoti. Il solito. Non è ancora cambiato. Come no? Perché non andava bene? Scusa, eh. Ma che vuol dire? A parte che... Ma non è che non sia questo il sigillo? Un attimo, eh. Ah, ecco, è diverso. Mi sembrava strano che fosse uguale. È un altro sigillo. Ah, ecco, mo ci siamo, mo ci siamo. No, perché? Mi tocca diventare anche un pittore a fa sto gioco. Pensate che robe. Ma perché non me lo dà? Ma per il culo. Ah, perché sono diversi. Ce ne sono altri, vabbè, non lo so io. Scusate. E questo cos'è, un altro? Proviamo con questo un attimo, eh. Non so che non è questo, nemmeno questo. No, no, no. È questo? Che scatole però. Santo Dio. È complicato, eh. E qual è, santo Dio, ditemelo qual è. Questo è un altro. Ce ne sono 84. Senti, mi sto un po' stanca, eh. Con tutto il permesso, ma... Cioè, veramente, oh. Non è che posso stare qua un'ora a fare tutti i sigilli che vedo. Questo dovrebbe essere l'ultimo, comunque. In teoria. Se nemmeno questo va bene, si attaccano. Va bene, ok, posto, posto. Si può andare avanti lo stesso? C'è un modo per andare avanti lo stesso o no? No, mi sa che non si può andare avanti.
Ma quanti ce ne sono? Ma perché così tanti? Sono troppi. No, era zero. Poi fossero facili, no? Uno dice, vabbè, sono facili, qual è il problema? Sono anche difficili proprio. Oddio, oddio. Santa Maria, madre di Dio, ce l'abbiamo fatta. Oh, è stata una roba struggente. Quello che cazzarola è? Domanda. Allora, grazie all'estasi che si diffonde dall'antro della dissolutezza, giungono persino qui. Hanno il potere di attirare a sé come le sirene con il loro canto, promettendo un momento di oblio in questo luogo maledetto. Chi potrebbe mai resistere in un luogo che spoglia di qualsivoglia speranza e ancora possibile trovare la felicità? I loro splendidi corpi nudi offrono più di quanto si possa immaginare in questo posto. Vale la pena vivere nell'incessante dolore quando si può vivere nell'estasi? Molti sono stati in compagnia delle succubi, sacerdotesse della dea stessa, e non va alcuno che non lo rimpianga. Le succubi attizzano in te il fuoco del desiderio e approfittano della tua distrazione per mutilare il tuo corpo. Ho visto le loro vittime cieche vagare fino alla follia nella foresta galleggiante, dilaniati e coperti di morsi. I corpi galleggiano insieme al sangue dell'antro della dissolutezza, che i loro miasmi siamo d'avvertimento. Un attimo. 2 ore. E come dovevo fare? Scusate. Ho sentito un urlo finale così sul più bello, ma cosa dovevo fare? Dovevo andare lì? Se mi dite cosa devo fare, lo faccio. Su. No? No. Va bene. Riproviamo. Vabbè, ok, qui è tutto aperto per fortuna, se no veramente, cioè, da capo. Vabbè che sapevo già il segno, però anche no. Direi. Ah, ma c'è questo. Forse è qui che devo andare. Ok. Finalmente ho capito cosa devo fare. Non si capiva prima. Non si capiva. Cazzarola, ancora queste. Che poi sono stupidissimi sti nemici. No. Ancora. Ma
Porca troia, porca. Se ti vedo nel macello, quello sicuramente sì. Sì, però basta. Ah, è qui, è qui, è qui. Ho trovato. Un quadro. Dipinto esaminato. Ok. Un'altra nota raccolta. Scendendo nel profondo dello scantinato, ho notato alcuni pazzi che stavano bevendo la loro stessa urina per raggiungere di nuovo lo stato beato di Soma, offerto dalla madre alle sacerdotesse che si dilettavano nelle sue stanze. Cosa li spinge a desiderarla così disperatamente? Sono forse la terra, i funghi e il sangue nati dalla dea degli ingredienti principali dell'infusione? L'elemento mancante che darà forza alla mia preghiera? KN, sempre lui. Che cazzo? Mi sa che era fatto tutto apposta. Che cavolo fai? Ma che cavolo fai? Devi prendere quello. Non nasconderti. Dai, che la moda? Ma no! Non lo prende. Vabbè, non so che fa, se non lo piglia. Purtroppo miracoli non so farli. Ok. Mi sa che bisogna andare di qua per andare avanti. Però un attimo, eh. Ok, però come faccio? Qui?
No. Che culo. Ok, mi sa che questi sono i checkpoint, da quello che ho capito. E niente, ragazzi, direi che possiamo chiudere qua. Al momento noi ci becchiamo per un prossimo episodio, domani, e ciao, alla prossima.